loco puede ser a veces nuestro corazón, que se niega a reconocer que está enamorado. ¿Por qué será tan difícil aceptar el amor? No podemos vivir sin él. Y sin embargo, cuando se nos acerca, nos morimos de miedo. No queremos sufrir y preferimos ignorar que está tocando nuestra puerta, el mayor de los milagros. ¡No puede ser! Lasciami! Eccolo là. Oh, ma stai barando? Ma... calmati. Ma non calmati, è un bar, è un bar. Sei davvero grande. Voglio vincere. Puntate, fate le vostre puntate. Forza, stendilo. Tesoro. Sei forte. Mettete il gomito sul tavolo, avanti. Forza. Così. Su, su. Dai. Voglio un gioco pulito, ragazzi. Via. Forza. Su, dai. Distruggilo. Forza, ragazzi. Bravo. Stendi. Allora, metti il gomito sul tavolo. Fine dell'incontro. Bravo. Bravo. Bravissimo. Così si fa. Forte, campione. Ma che animali! Non sapete con chi avete a che fare, non ne avete idea! Ce l'hanno invece. Cosa? C'era da aspettarselo, che fai? Ti metti a giocare al padre... Abbassa il tono, Pablo. Ragazzi, andate pure. Primo, non mi piace che tu sparisca e mi lasci in ansia a cercarti per un giorno intero. Se avesse chiamato sarebbe stato più facile. Ti ho chiamato 1000 volte al telefono e ti ho lasciato 40 messaggi, Pablo. Sono andato anche al collegio. E niente, perché lui stava giocando a nascondino. E allora ha pensato di farci prendere un colpo? Questa era l'unica maniera che avevo per trovare mio figlio. Sta arrivando la fine del mondo. Per te ho paura di sì, Pablo. Da quando hai trasformato in una scatola di sardine la macchina di Simone. Come ha fatto a scoprirlo? Piccolina, il papà di Pablito scopre sempre tutto. Ma perché ti intrometti? Avrei aggiustato tutto. Non sai aggiustare nemmeno uno yo-yo, Pablo. Io sono il sindaco. Che vuoi che faccia? Che resti a braccia conserte? Vuoi che aspetti che l'opposizione mi affondi, che l'elettorato mi volti le spalle? Va bene, ci occuperemo noi di tutto. Andiamocene, Pablo, che mi viene la nausea. Non vi muovete di qui finché non ve lo dico io. Sarò io a decidere quello che faremo, Pablo. La prima cosa, intanto, è dire addio alla tua auto. No. No, no, papà, sì, per Pablo, favore, no. Ora basta. Dimenticati delle corse. No, insomma, questo è ingiusto. Va bene, noi abbiamo combinato un guaio, ma quel tipo la doveva pagare. Ce ne occuperemo noi, per favore. Non vi occuperete di niente perché ho già fatto tutto io. Pagherai l'auto che hai distrutto con la tua stessa auto, Pablo. Ma invece di difendere suo figlio, preferisce punirlo. Pablo, di qualcosa anche tu. No, no, è inutile discutere. No, aspetta, quel tizio non la passerà liscia, ma non si vergogna. Invece di preoccuparsi per suo figlio, si preoccupa per i voti. Beh, io potrei metterti in contatto con il direttore del collegio, però dovrai mostrargli i tuoi lavori migliori, hai capito? Sì, certo, per quello non c'è problema, davvero. Bene. E il tema della festa? Quale festa? Quale festa? La festa di compleanno che stai organizzando qui, no? No, no, aspetta un momento, ragazzo mio. Prima tu dovrai ottenere il posto di fotografo ufficiale del collegio. Oh, ma per questo non c'è problema, Sonia. Beh, non sarà poi così facile. Se fossi in te, me ne andrei in giro per il collegio a fare un bel po' di scatti diversi, originali, interessanti, sì. Hai ragione, sì, sì, vado a dare un'occhiatina in giro, allora. Dare un'occhiatina? Ah, e ti converrebbe trovarti una modella? Perché non provi con lei? È una modella molto interessante. Dai, accompagnalo, Feli. Vedrai che un altro visino così grazioso non lo incontrerai qui nel collegio. Sono, no? Assolutamente d'accordo. Completamente. Vieni, ti andiamo. Ti devo fare la tua occasione. Luna, da quando ti interessa la storia delle religioni? Da quando io e Nico ci siamo innamorati. Perché? Ti sembra strano? No, ma è necessario leggere tutti questi libri per capire quel tuo fidanzato? No, devo leggere tutti questi libri perché voglio convertirmi. Ah, e perché, scusa? Perché
Perché sì, perché voglio essere più vicina a Nico, perché voglio che la sua famiglia mi accetti. No, ma questa non è una decisione che si può prendere così alla leggera, perché è una questione delicata. Prima dobbiamo discutere a fondo, non credi? No, zia, non c'è niente da discutere, davvero. E ora che cosa dico a sua madre? Se vinci, mi offri da bere. Ciao, come stai? Manuel, voglio andarmene di qua, per favore. Questo posto è un inferno, è orribile. Se vuoi sapere la verità, devi sopportare e aspettare e arrivare fino alla fine. No, per favore, voglio andarmene. No, non ancora, Mia. Fate le vostre puntate. Aspettami qui, dai, torno subito. Dai. No, non starò nemmeno un secondo da sola. O rimani tu qui con me o vengo con te, ti accompagno, capito? Va bene, ho capito, puoi venire, però non combinare grazie. Disastri, te lo chiedo non per favore. Non fare il rompiscatole, per favore. Lasciami. Buonasera. Salve. Volevo chiederle se per caso conosce quel tipo, quello che ha appena vinto a Braccio di Ferro, quello... Sì, la prego, siamo dei suoi grandissimi fan, sì, noi lo adoriamo. E voi chi sareste? Noi siamo di una televisione via cavo, siamo giornalisti e... Beh, stiamo scrivendo un programma per giovani ed è un po' che vorremmo fare un'intervista a quel ragazzo. Vogliamo fargli un'intervista perché per noi è un modello. Sì, è un modello di forma fisica e di stile di comportamento. Lo troviamo davvero attraente, sì. Quel tipo è un mio buon amico, sì. Ah, sì? E come si chiama? Qua nessuno sa il nome di nessuno. È chiaro? Ma come vi chiamate? Signore, dite... ciao, X! Ciao, tu W! Il becco XX! Zitta! Scusa! Grazie. Che pensate di comprare con questi? Informazioni. I giornalisti fanno qualunque cosa pur di ottenere quello che vogliono. Adesso, raccontami, dai. Sentiamo qual è il nome di questo tipo, di Mister Muscolo. Non ne ho idea, è la verità, non ne ho idea. Beh, però, signore, sono molti soldi per queste poche informazioni, no? L'unica cosa che so è che viene ogni tanto è che è il figlio di Pedro. Di Pedro chi? Di Pedro cosa? Il cognome? Non so il cognome. L'unica cosa che so è che lo chiamano Pedro il Cobra, ok? E ora sparite da questo locale. Bene, sì, grazie. Non sì, è posto sì, per sì, voi questo, chiaro? Mia. Sì, farò chiamare un taxi ora, Mia! Mi ha legato mani e piedi, non posso crederci. Mi è venuta una voglia di prenderlo a pugni. Grazie di avermi difeso. Ma non è servito a niente, è uguale a mia madre, non ascolta. Sì, e in più difende Simone. Non ti preoccupare, perché non lo vedremo mai più, quell'idiota. Ciao! Bene, ci vediamo al pub. Certo, ti aspetto lì. Sì. Ho trovato il numero di telefono di Laura Flores. Chi è? La direttrice del mio orfanotrofio. E che ti ha detto? Non ho avuto il coraggio di chiamarla. Ma insomma, dammi il telefono. Dai. Eccolo qua. Aspetta. Sediamoci. 5. 15. Buona. Squilla. Pronto? Sì, per favore, c'è la signora Laura Flores? Ah, e lei come sta? Aspetta un minuto che le passa una persona. No, no. Che le dico? Luan. Pronto? Come sta? Sì, dunque, sono una ex ospite dell'orfanotrofio, Luan Linares. Sarebbe... Non le piace molto, ha riattaccato. Thank you.
inutile andare in quel locale, non abbiamo scoperto niente. Almeno ti sei resa conto di che razza di persona stai frequentando. Che a Blast piaccia fare braccio di ferro non significa proprio niente. E anche che nasconda il suo vero nome. Questo me l'ha già spiegato, lo fa solo per dimenticarsi del suo passato, niente di più. E va bene, però continueremo a investigare, così ti renderai conto che esci con un delinquente. Mia, dove sei andata con Manuela? Ma dai, Luan, non ti buttare giù. Hai già il numero di telefono di questa tizia. Scopri l'indirizzo, vai, l'affronti e fine. Ma che scopo? Ha riattaccato, non vuole vedere. Però dovrà incontrarti per forza se vai. Ma io non voglio, non ho il coraggio di fare queste cose. Non fare la scema, è l'unica opportunità che hai di scoprire chi è in realtà il tuo tutore, o no? Va bene, ma come faccio ad ottenere l'indirizzo della mia direttrice? Ma devo sempre fare tutto per te, Luan, non lo so, su internet o una cosa del genere. Che fai lì seduta? Non hai visto che c'era del fondotinta? No! Oh, cavolo! No, non ci posso credere, mi sono macchiata i pantaloni! Che idiota, me li volevo mettere stasera! Puoi andare a tenere la porta in modo che non entri nessuno, così lavo? Devo sempre fare tutto per te! Dai, Luana, non fare così! Ci sei? È chiedere troppo voler sapere della mamma. Zia, sei la sua unica sorella, devi sapere qualcosa di lei. Ah, e quindi ti ha chiamato. Insomma, ti ha detto dov'era. Pronto? Pronto? Sì, aspetta, mi senti bene? Io non ti sento, aspetta. Pronto? Ma devo sempre fare tutto per te, Luana. Non lo so, su internet o una cosa del genere. Colleziono bei sorrisi. Va bene, bravo, vedi di andartene. Fai anche lo spiritoso adesso, imbecille. Cosa le stai facendo, bastardo? Basta, sono in mutande. Che cosa stavi facendo? Che cosa te ne importa? Che vuoi? Cosa fai, il furbo? Le fai delle foto in bagno? Senti chi parla, il santarellino. Fammi un favore, piangala. Che sta succedendo? Che si sentono le urla. Facendo delle foto a Marizia. Ma che dici? Cosa? Stai cercando di molestare mia figlia? Io che stavo per assumerlo. Assumerlo per che cosa? No, no, ma cosa, no, l'ammazzo, no, io? Lascia che non dire scemenze. Non le stavo facendo delle foto. Sono entrato per vedere il posto. Perché nient'altro. Non hai bussato alla porta prima? Ma perché non chiudi il becco? Davvero tua figlia? Sì? No, sono la nipote, dai, sai? Zitta, ragazzina. Ah, basta, un momento. Smettetela, che non ci capisco più niente. Vi conoscevate già? Sì, dovevamo correre contro di lui, ma mamma. Questo imbecille ha rovinato tutto. Perché tu mi hai distrutto la macchina. Ma smettetela di litigare. Quindi tu sei Simone. Il Simone, quella della corsa. Sì, non volevo farle nulla. Ti prego, Sonia, credi. No, a me l'unica cosa che importa è che vi dimentichiate di quella corsa. Sì, stai tranquilla, non gareggeremo, te lo assicuro. Sì. Allora, per me va tutto bene, perché immagino che sarà stato solo un malinteso. Ma sì, mamma, questa, tu che consoli quest'idiota? No, me ne vado, mamma. D'accordo. Devo andare a cambiare. D'accordo, tesoro, andiamo, ma stai tranquilla, amore, non è successo niente di non grave. Non voglio vederti mai più nel collegio, mi hai capito? Che c'è da ridere, deficiente? Ho paura che sarà impossibile. Ah, sì, perché? Perché se tutto va come deve, sarò il nuovo fotografo della Elite Way School. Che? Blas, te lo giuro, siamo andati al locale a cercare quello che ci mancava per lo show. Te lo giuro, solo questo. Che cos'hai? Non ti credo, non riesco a crederti. Ma perché non mi credi? Perché hai uno sguardo strano. Sento che mi stai nascondendo qualcosa. E a me piacerebbe sapere cosa mi nascondi tu di quello che io? Fai. Che cosa dovrei nasconderti? E allora perché non mi hai detto che hai fatto a botte con Manuel? Perché sono un gentiluomo e non voglio parlarne. E da quando fai il cavaliere con Luan? Perché è per lei che ti sei battuto, non no? Non è stato per Luan, ma per te. Per me? Sì, Aguirre ha detto che hai la zucca vuota, non capisci niente, che sei una ritardata. Io non permetto a nessuno di offenderti così. Davvero è stato per questo? Sì, certo. Devo andare. Marizita mia, adesso stai più tranquilla? Sì. Tesoro, senti, ma tu non starai per caso uscendo con quel Pablo, vero? Perché me lo chiedi? Beh, perché sarebbe l'ultimo ragazzo con cui vorrei che uscissi.
Non lo conosci neanche, mamma. Lo conosco alla perfezione, amore mio. Quello è un Bustamante superbo e manipolatore, tesoro. Ovviamente l'hanno educato malissimo. E comunque, perché lo difendi se fino a ieri non lo potevi neanche vedere? No, infatti è così, mami. No, è vero, non lo sopporto. È un idiota, è un superbo, è un manipolatore. Parlando di idioti, superbi e manipolatori. Prego. Ciao, oh, Sonia. Ciao, mia tesoro, come stai? Hai visto Feli? Adesso no, l'ho vista poco fa. Stavamo parlando della festa. Ah, abbiamo trovato il fotografo! No, sono serio! Si chiama Simone. No, quel tipo non sarà il fotografo, mi hai sentito bene? Ma perché fai la difficile se è la mia festa? La nostra festa, perché la faremo insieme e non voglio che quel tipo sia il fotografo. Ma perché non vuoi che sia lui il fotografo? Si è chiarito il malinteso tra voi, sì, no? Però non lo sopporto e basta. Mi potete spiegare chi è Simone? Beh, tra pochissimo te lo presento, tesoro. No, non glielo presenti perché non è invitato alla mia festa. È la nostra festa. Ma insomma, basta. Avanti, smettete di discutere e tu non fare capricci, Maritza, per favore. Perché non lo mettiamo alla prova? No, certo, no, sì, è no, una buona mamma, idea, ma smettila. Solo che... guardate le foto che mi ha fatto Simone. Bella. Sì, non sembro magra e tutto il resto. Bellissima. Io sì che voglio che Simone faccia le foto alla mia festa. La nostra festa e non farà neanche una foto. Perché? Oh, ma guarda, me li tenevi nascosti, Pablo, che... per favore, me ne lasci ascoltare almeno uno, solo come uno. No, te li posso affittare a buon prezzo. Affittare? No, sto scherzando, prendine uno solo. Io mi ascolto questo. Pablo, mi ha chiamato mia cugina, Guadalupe. È molto carina e stasera verrà al pub con due sue amiche carine come lei. Sì, sul serio, bene. Hai già rotto con Maritza, no? No. No? Ancora no. Perché? In realtà avevo cominciato a dirglielo, ma poi lei ha fatto una faccia. Stava per mettersi a piangere, ti giuro, ci ho ripensato. Come? Maritza stava per piangere? Sì, sì, è incredibile, però sì, stava per piangere. E adesso che faccio con le ragazze? Non lo so. Tomas, posso chiederti un favore? Sì, certo. Ti ricordi di quel tipo che doveva correre con me? Simone, ti ricordi? Quello con gli occhiali strani? Sì, quello. Beh, adesso fai il fotografo qui nel collegio e non so il perché. Sì, che vuoi che faccia? Lo devo pestare? No, no. Voglio che diventi suo amico. Perché? Pronto, Celia? Come sta? Sono Marcos, il figlio di Silvia. Si ricorda di me? Tutto bene? Mia zia mi ha detto che lei potrebbe avere notizie di mia madre, visto che frequentavate la stessa chiesa. Ah. Ok, sì, va bene. Salve, grazie. Scusami se te lo chiedo, però... Io? Sì, parlo con te. Mi stai seguendo, forse? No! No, Marcos, volevo farti una domanda. Ah, e quale? Ecco, insomma... Io ho un numero di telefono, no? E vorrei sapere se posso scoprire l'indirizzo a cui corrisponde. Sì, credo ci sia una pagina web per questo. Quale? Quale? Non lo so, non ricordo. Aspetta, se te la ricordi, me la potresti dire, per favore, per favore? Va bene, mi lasci il numero. Sì, grazie. Figurati. Ora insieme. Bene, fate un brindisi. Sì, brave, prendete i bicchieri. Benissimo, così. Facciamone un'altra. Pablo, non capisco, perché vuoi che diventi amico di quel tipo? Perché così posso sapere i suoi movimenti, non capisci? Perché? Perché sì, per colpa di quello lì, mio padre mi ha tolto l'auto, mi ha tolto i soldi, mi ha tolto tutto. Insomma, devo fargliela pagare. Bene, per oggi abbiamo finito, ragazzi. Simone... Sono venute bene. Grazie, perché... sei riuscito a tirar fuori la bellezza interiore, la mia, no? E questo è il vero talento di un fotografo. Insomma, non so se sono così bravo, però sì, grazie. Sì, più che bravo. E poi vorrei delle altre foto, per favore. Ok, va bene, vado a mettere un nuovo rullino, torno e facciamo altre foto. Sì, bene. Ehi, sta attento. Perché non guardi dove cammini? Sei tu che cammini all'indietro, io che ci posso fare? Matta, eh? Matta d'amore per lui, davvero? Sul serio? Sì, no, mi fa impazzire, cioè lo vedo e mi agito. Oh, ma è meraviglioso! E poi quel ragazzo è così carino! Siete una coppia perfetta, Feli! Peccato che... Non mi noterà mai, guardami bene! Non voglio più sentirti dire una cosa del genere, Feli, hai capito? Mai più! Mia, ma perché non mi ascolti? Quel ragazzo lavora con modelle professioniste, snelle, alte, insomma... No, sei tu che non capisci, tesoro. Lui ti ha scattato un milione di foto. È ovvio che è cotto di te. Aspetta, vado a prendere la crema illuminante così ti rendo ancora più bella, mia cara Feli. Va bene. Sai che... sono stato molto bene con te. Anche io sono stata bene. Sì? Sì,
Sei stata bene con me? Sì, molto molto bene. E papà? Ciao. Lei è Vico, lui è mio padre. Piacere. Piacere. Ho bisogno di parlare con te da solo. Tanto io me ne stavo andando. Bene. Ci vediamo dopo, d'accordo? Che c'è? Perché sei venuto? Senti, sono venuto per ragioni di forza maggiore. Vieni, vieni, raccontami. Che succede? Si tratta della mamma. Che cos'ha la mamma? Mia, stavo pensando come continuare con la nostra investigazione. Domani con te non vado proprio da nessuna parte. Dimentica l'investigazione. Perché? Che cosa ho fatto? Perché mi hai mentito. Non cominciare con le tue fantasie, Mia. Tu stessa hai visto con i tuoi occhi che razza di amici ha quel tipo. Lo hai visto o no? Non rivoltare la frittata, ok? Di che cosa stai parlando? Tu mi hai detto che la lite con Blas era per Luan. E lui mi ha detto che era per me. Non ti rendi conto che ti ha mentito? Perché dovrei fare a botte per te? La mia domanda è, perché dovresti farlo per Luan? Ho le mie ragioni, ma per te non alzerei nemmeno un dito. È la tua parola contro la sua, Manuel. Per me va bene, decidi tu. A chi vuoi credere? Ovviamente tra Blas e una scimmia importata come te di sicuro credo a lui. Non posso credere che dopo quello che hai visto tu continui a credere a quel tipo. Quel tipo, come dici tu, è il mio ragazzo. E qualunque cosa dicano, è una brava persona. Sì, è bravo, bravissimo, un bravissimo bugiardo. Ti nasconde tutta la sua vita. Come puoi avere fiducia in lui? Anche se non ti va giù, gli concederò tutto il tempo perché mi racconti il suo passato. Sei cieca come una talpa. Sta attenta alla gente con cui esci perché potresti finire molto male. Grazie per il tuo consiglio, Manuel. Mi è servito molto. Grazie. Papà, ti prego, non tirarla per le lunghe. Che cos'ha la mamma? Tua madre vuole che mi occupi del tuo reinserimento nel collegio. Ma sia chiaro. Sul serio? Lo faccio solo perché mi ha supplicato. E quando torno? Ascolta, l'avvocato dice che devi semplicemente scrivere una lettera di scuse indirizzata agli alunni e al direttore per quello che hai fatto con questo gruppo di delinquenti della loggia. Spero che tu sia pentito. Ma certo, te l'ho detto mille volte. Papà, grazie. Ringrazia tua madre. È lei che mi ha convinto. Se fosse stato per me, non avrei alzato un dito. Ciao, Marcel. Sonia, come che stai? Sorpresa! E così gradita. Molto bene. Come andiamo? Benissimo, ma per favore non restare in piedi, accomodati. Disturbo, forse? Assolutamente no, non disturbi mai. Ah, tu sei sempre così gentile e sei sempre un cavaliere con me. È questo che ricordo con rimpianto dei bei vecchi tempi. Ah, i nostri bei vecchi tempi, mi ricordo. Ogni momento di quel periodo. Anch'io. Sul serio? Sì, anch'io li ho incisi nella memoria come delle foto. Foto! Parlando di fotografie, ecco, avrei da chiederti un piccolo favore. No, per favore, Sonia. Risparmiami l'imbarazzo. Tu sei sempre splendida, divina, una dea come allora. Invece io sono vecchio, rugoso, brizzolato e poi odio farmi fotografare. Ah, no! Non era questo quello che volevo chiederti, tesoro. No? No, non voglio fare una foto con te, no. Quello che volevo era presentarti un mio amico fotografo per le nuove foto del collegio. Ah, no, non è possibile. Lavoriamo con lo stesso fotografo da 20 anni. È lui, ecco, quello ufficiale. Appunto, è esattamente per questo che dovete cambiare. Rinnovarvi ed eliminare questa immagine da collegio ipertradizionalista che date all'esterno. Ma è proprio questo, è la nostra immagine tradizionale che attira i genitori dei futuri studenti e non intendo modificare questa posizione. Ah, ma ne sei proprio sicuro? Così, non essere troppo rigido, troppo severo, dai, perché non fai un tentativo? Povero ragazzo, se non lo metti alla prova non potrai mai saperlo. Dai, dagli una possibilità. Bene, solamente perché me l'hai chiesto tu. Deve portarmi un book con i suoi lavori e dopo vedremo se ha qualche possibilità o no. Bene, sei un angelo, tesoruccio. E non devi affatto disprezzare il fascino della maturità, Marcel. No. Ciao, splendore. A presto. Ci vediamo. Ciao, sì. Beh, allora, la maturità ha il suo fascino, sì, certo.
No, non voglio andare al pub. Dai, per favore, vieni, è una noia se non ci sei. Lo so, anche per me è una noia dover restare qui da sola, ma lo faccio per Tatiana, perché se ci vede insieme sta male. Ah, sei troppo buona, ma voglio che tu venga comunque. Voglio che Tatiana ci veda insieme, lei non è più la mia ragazza. Dai, per favore, vieni. E se ci vede tua madre? Non importa. E poi si dovrà abituare a vederci insieme. E poi non ci sarà. Come fai a saperlo? Perché sì, perché la conosco. Probabilmente sarà in un angolo a piangere e a lamentarsi chiedendo a tutti cosa ha fatto di male per meritare un figlio come me. Non mi piace che litighiate per colpa mia. Perché non la chiami e fate pace, eh? No, no, perché non ti porta rispetto. E se non rispetta te, non rispetta neanche me. Perché tutto è così difficile? Perché non possiamo essere tutti felici? Vedrai che andrà tutto bene. Davvero. Arrivo! Arrivo! Come sta, signora? Si ricorda di me? Sì, la ricordo perfettamente. Che cosa vuole adesso? Perché ha riempito la testa di mia nipote di strane idee? Di cosa parla? Non faccia tanto l'innocentina. Io non ho alcun problema con la religione ebraica. Ma quello che non sopporto è che lei imponga qualcosa alla ragazza. Senta, signora, questa conversazione non ha alcun senso. Non capisco cosa sta cercando di dirmi e non mi interessa. Buonasera. Guardi che non c'è nessun bisogno di fingere. Venga qui, torni qui, perché è stata la stessa Luna a dirmi che vuole convertirsi all'ebraismo. Come dice? No, è anche sorda adesso. Luna vuole convertirsi alla vostra religione, ha capito? Sì. Bene, sì, ho capito perfettamente. Resti qui un secondo, non se ne vada, per favore, eh? Ernesto! Che c'è? Ernesto, vieni subito qui, per favore. Arrivo. Cos'hai, Anita? No, io non ho proprio niente. Ma qui hai la prova che tuo figlio è un gran bugiardo. Signora, può ripetere a mio marito quello che mi ha appena detto? Oh no, mi fa impressione. Stai buona, che così non riesco a truccarti. Ma mi fa impressione, mia. Ah, buona. Posso guardarmi buona. Adesso? No, devo metterti ancora lucida là. Brava, avanti. Lo vado a cercare, torno subito. Eccolo qua. Bene, vediamo. Mia. Che? Cosa scogiterai per convincere Simone a uscire con me? Io non farò proprio niente. Sarai tu a invitarlo. Io no, aspetta. Morirò di vergogna, Mia. Non posso invitarlo a uscire. È una vergogna. Che cosa farsi sfuggire un bel ragazzo come lui? Per favore, ti prego, avanti, guardami. Pronta? A posto. Adesso? Andiamo. Stai dritta. All'attacco. È tuo. Simone, è tuo. Vai. Scusa, non puoi chiederglielo tu che per me? Che succede adesso? Mi vergogno, Mia, non ci riesco. Feli, per favore, Simone resterà senza parole quando ti vedrà così bella, affascinante. Sì, no, vai. Però non so neanche che cosa dirgli, vedi, io... Ah, so già quello che devi dirgli. Adesso vai e lo inviti stasera per vedere il concerto insieme con te. È la scusa perfetta, dai. Sei sicura? Ovvio, bellezza. Feli, Simone sarà tuo. Sì? Oh sì, oggi vado. No, così non funziona, non lo troverò mai. Aspetta, perché te ne vai? Perché non voglio che pensi che ti stia spiando. No, in realtà ero venuto io a cercare te. E perché? Per darti quello che mi avevi chiesto. No. Sì. No. Sì, tieni. Questo è l'indirizzo di quel numero di telefono. Grazie, Marcos. Ciao. Ciao, come va? Come andiamo? Bene, tu? Tomas. Simone, molto piacere. Ehi, aspetta, tu sei un fotografo, vero? Sì, sono fotografo. L'ho capito appena ho visto la macchina. Sì. Ed è un bel lavoro? Ti piace? Non è male, sì, ma in realtà mi piacciono le corse. Sì? Il tuo amico mi ha distrutto la macchina. Amico? Il tuo amico, sì. Di chi parli? Di Pablo, il biondino? Del biondino, sì. No, ti sei confuso, non sono suo amico. Il fatto è che lui è popolare con le ragazze. Se sto con lui, qualcuna mi nota. Ma dai, vi ho visti sempre insieme, pensavo no, che... No, non siamo amici. Che ci fai ancora qui al collegio? Non voglio più vederti in giro e non provare neanche ad avvicinarti alla mia festa di compleanno, perché... Mi stai prendendo in giro, idiota! Che cosa fai? Mi fotografi, stupido! Ti ho appena detto che non ti voglio alla mia festa di compleanno, hai capito? Ma insomma, continui, sei scemo! Non ci provare, non ci riuscirai! Hai voglia di scherzare, dai! Fotografa questa! Se so cantare,
Ma per favore, hai presente Ricky Martin? No, non proprio così, più o meno. No, no, vieni stasera, non te lo posso spiegare al telefono. Vieni stasera così mi ascolti. Sì, è arrivato, aspetta. Sì, dimentica il cellulare ovunque, te lo passo. Un bacio. Chi è? Tua cugina. Pronto? Ciao, guarda, come stai? Tutto bene? Sì, dimmi. Bene, bene, ci vediamo al pub allora. Sì, avvisami quando sei arrivata. Bene, non dimenticarti le tue amiche, eh? Ok? Un bacino. Ciao. Senti, spero almeno che siano carine. Sì, sono bellissime, però non fare il furbo con mia cugina, Pablo. Oh, che nessuno gli tocchi la cuginetta. Quella, per malizia. Perché non le parli ora prima di andare al pub e la lasci? Perché? No, non voglio rovinare lo show, le fare del male. Ci tieni così tanto? È la mia partner, sai. Le parlerò dopo il concerto, l'affronterò dopo. Cosa c'è da ridere? Guarda che se non ti sbrighi, potrebbe batterti sul tempo e scaricarti. Che stai dicendo? Conosco benissimo le donne. Maritza è innamorata pazza di me. Io non ne sarei tanto sicuro. Che vuoi dire? Che Simone è pazzo di lei. Ma che stai dicendo? Lei non lo sopporta. Ah, non lo sopporta? Beh, vedremo cosa succede quando ci proverà con lei. Se riuscirà ad avvicinarsi, lei gli caverà gli occhi. Piuttosto non lo può vedere. Ne sei sicuro? Allora, che ne pensi delle foto? No, no, non sono per niente male, no. Oh, l'hai detto come se mi volessi risparmiare un dispiacere, no, dimmi la verità. No, sono carine, sono carine. Il problema è che io, sì, che le trovo molto comuni. Ti direi di scattare altre foto. È più, non so, più destrutturate, più trasgressive. Mi segui? Sì. No, in realtà non ho capito niente. Beh, è molto facile, facilissimo da spiegare. Bene. Per esempio, prendiamo una modella, no, non la tipica belloccia, fredda, che non comunica niente, hai capito? Bene, è chiaro, sì, qualcuno che non sia una bellezza tradizionale a cui siamo abituati. Esattamente, una modella con una bellezza differente, che porti sì, insomma, un tocco alle tue foto. Un tocco, diverso. Sì. Credo di sapere chi può dare un tocco diverso, come dici. Ti ringrazio, Sonia. Dove vai? A vedere se trovo la modella che mi dia questo tocco. Molto bene, Simone, all'attacco, vai. Vai! Sonia! Sonia! Oh, non colpo. Hai visto Simone? Lo stiamo cercando! Ah, sì! Oh, ma che carina che sei, amore mio! Un secondo fa è andato a cercare la sua modella, amore mio, sia te, sì, te! È innamorato cotto di te! Sei sicuro o te lo stai immaginando, davvero? Hai visto? Cosa ti avevo detto? Perché la nostra bella Sonia non ha un gusto molto raffinato, ma è una donna di mondo! Ma sto per morire, svengo, sì, adesso svengo! Ciao, Simone. Ehi, ti è servito l'indirizzo che ti ho dato? Non lo so, perché non sono ancora andata. E non credo che troverò il coraggio. È qualcosa che ha a che fare con il tuo tutore? Sì, sì, perché la signora che vive in quella casa lo conosce. E perché sei così sicura? Beh, perché la signora che vive in quella casa è la direttrice dell'orfanotrofio. È la signora che mi ha dato in adozione. Bene, benissimo, Luana. Sei a un passo dallo scoprire la verità. Sì. Deve essere per questo che ho tanta paura. E se ti accompagnassi? She gave you everything she had. But she was young and dumb. She just turned 21. She did. Io non ci vado a parlare. No, non ho il coraggio. Siamo venute qui perché tu potessi parlargli, ok? Sì, però è occupato, sta facendo delle foto. Non è occupato, ora vai. Ciao. Ciao. Io me ne vado, ciao. Ciao. Ciao, Mia, grazie per essere come sei. Che fai, Feli? Ti diverti? Beh, sì, stavo passeggiando e volevo invitarti stasera che suona un gruppo. È un segreto, eh? È formato da ragazzi del collegio. Ah, sì? Sì. E chi suona in questo gruppo? Una è Mia, la mia amica, e poi gli altri non li conosci. Sono Manuel, Pablo e Maritza. Ah, Maritza. Sì, Maritza. È il punto debole, Maritza, eh? Uh-huh. Però il gruppo è davvero bravo, io suonavo. Per questo ti invito, te lo consiglio. Bene, bene, accetto, sì. Stasera vorrei accompagnarti al pub. Blas, credo sia meglio di no. Lo sai che ai ragazzi non piace, poi... E poi non sarebbe meglio se ci vedessimo domani? Mia, quando potrò stare davvero al tuo fianco? Già ci sei. E la prova è che ho creduto a te e non a Manuel.
Ma non posso lasciarti sola. Manuel vuole distruggerti, tu lo sai. Beh, va bene. Ok, puoi venire. Ai! Salve. Salve. Stai continuando ad uscire con quel tizio? Sì, sì, però attenta perché mio padre pensa che io ancora stia uscendo con Manuel, quindi... E io che pensavo che avresti scelto di stare con Manuel. Ovviamente mi sono sbagliata. No, Sonia. L'unica cosa che vuole Manuel è distruggermi. Vuole vendicarsi, non so di che cosa, non me lo chiedere, però... Però mi sento al sicuro con Blas. Bambina mia, l'amore è molto più di un rifugio. Oggi c'è il concerto e sicuramente ci sarà Nico. Tu che vuoi da bere? Ancora, no? Tatiana, perché non cerchi di uscire con altri ragazzi? Divertiti, vivi la tua vita, santo cielo. Nico è l'unico ragazzo che mi piace. Sono sicura che lui prova ancora dei sentimenti per me e che riuscirò a riconquistarlo, vedrai. Strano, pensavo che saresti subito corsa lì, avresti suonato il campanello e saresti entrata. È strano, no? Ho avuto paura. Beh, dai, va tutto bene. Vuoi che ci sediamo e ne parliamo? Sì, d'accordo. Scusatemi. Tommy, stiamo arrivando. Vieni a prenderci all'ingresso, guarda. Oh, no, no, Sonia! Davvero non è possibile. Voglio godermi la serata, per favore. Marizita! Grazie, tesoro. L'ho invitata io. C'è qualche problema? Non ti è bastato venire con Blas? Questo non è un ospizio per vecchi, è un pub, idiota. Amore. Ciao, Marizza. Ciao. Una domanda. Cosa? Il gruppo ha un fotografo. No, e non sarai certamente tu. Beh... Che Pablo, vieni che ti presento mia cugina e le sue amiche. Ciao ragazzi, come state? Come stai? Piacere. Ciao, tutto bene? Bene, grazie. Se ti piace, perché non glielo dici? Eh? So che non era vero il vostro fidanzamento. Ma io non vado d'accordo con lei. Però mi sembra che si stia sbagliando di grosso a uscire con quel tipo. Non mi ispira nessuna fiducia. Ma allora che ti importa se non ti piace? Lascia che sbagli da sola, non ti pare? Secondo me, stasera il concerto sarà un successo. Certo, sicuramente. Che ti succede? Cosa fanno qui i miei genitori? Ho sempre dovuto risolvere tutto da sola. Nessuno si è mai preoccupato di me. Finché un giorno è entrato nella mia vita un tutor. All'inizio ho fatto resistenza. Ma dopo ha cominciato a piacermi l'idea di qualcuno che pensa a me, che si occupa di me, che mi vuole bene. E allora perché hai tanta paura? In realtà, quello che mi terrorizza è andare lì, bussare alla porta e che mi apra una signora che mi dice: no, cara, ti hanno adottata per beneficenza, nessuno ti vuole bene. Non so. Ti capisco, perché... Perché è lo stesso anche per me. Marcos, la tua situazione non è la mia. Ma sono simili, vedi? In effetti, anch'io sto per vivere il momento più spaventoso di tutta la mia vita. E qual è questo momento? Affrontare mia madre. Guardarla negli occhi mentre mi dice che avrebbe preferito che morissi io e non mio fratello. E che ne penseresti se facessimo un patto? E quale sarebbe questo patto? Se questo momento arrivasse sia per te che per me, resteremo uniti e non staremo mai più da soli. Accetto. Luan, stai provando anche tu
e il sentimento che provo io. No! No! Luan, perché mi eviti continuamente? Io lo vedo nei tuoi occhi. Che vuoi stare con me. Marcos, non importa quello che voglio, dato che sei innamorato di Maritza. No, no, non sono più innamorato di Maritza. Maritza è stata una cotta. Una cotta, lei mi ha aiutato molto, mi ha aiutato a uscire dal pozzo dove ero caduto. Però quello che vedo... Quello che vedi è un'amicizia. Io sarò eternamente grato a Maritza, ma niente di più. Siamo amici. E basta. E tu? Tu e Diego, invece? Forza, rispondimi. In realtà, non mi è mai piaciuto, Diego. L'ho fatto solo per scappare da te. Allora... E quando è venuta tua zia, mi sono resa conto che voi siete due bugiardi. Ci avete ingannato, dovreste basta, vergognarvi. Basta, dai, per favore, calma. Non posso calmarmi. Almeno provaci. Non riesco a sopportare che mio figlio mi prenda in giro, è troppo per no, me. No, ma non ti ho preso in giro, mamma, per favore. Ma questo ti insegnano in quell'esclusivo collegio, a mentire spudoratamente. No, non prenderla così, ti prego. Noi ci amiamo. È questo che conta. E... non avevo il coraggio di dirti la verità, ma l'avrei fatto prima o poi. Non accetterò mai la verità, mai, lo capisci? Insomma, Anita, basta, basta, mi hai sentito, basta! Luna si convertirà all'ebraismo. E questo è molto più importante che se fosse ebrea, perché dimostra l'amore che prova questa ragazza per tuo figlio. È abbastanza chiaro, Anita? Accetti il nostro amore? Sì, sì, certo che sì. Ma Ernesto, non puoi accettare una cosa del genere. Quello che sto facendo è riconoscere l'amore di questi ragazzi. Basta, Anita, ora basta. Che significa quella faccia? Vuoi sapere che significa? Che i tuoi cari amichetti d'infanzia ci hanno tradito. Sono laggiù a festeggiare il fidanzamento di Nico e Luna. Tesoro, sai che sarei capace di qualsiasi cosa pur di non vederti soffrire in questo modo. Sì? Bene, allora distruggi questo gruppo. Non voglio mai più vedere nessuno di loro qui. La canzone che suoneremo adesso vorrei dedicarla a qualcuno. E spero che possa capire e vedere finalmente le cose con un po' più di chiarezza.
piaciuto. Ehi, tu, si può sapere che vuoi dalla mia ragazza? A che ti riferisci quando dici la mia ragazza? Estuve pensando para seguir con esto de la investigación. Mañana vamos. Mañana a... no voy a ir a ningún lado con vos, ¿ok? Para dije cualquiera. No me sale, boludo. Mañana no voy a ningún. Es difícil, díganlo, a ver. Mañana no voy a ir a ningún lado con vos. Debe estar lloriqueando por los rincones preguntándole a todo el mundo qué hizo mal para que yo le hice, para que yo... ¡Pare! Para que yo... ¡No me reír, boludo! ¡Me está botando el culo! ¿No tenés ganas de ir al río? Conseguí la lancha de mi viejo. Ay, me encantaría, pero no voy a poder ir. ¿Por qué? Porque va a venir el DJ, que tengo que elegir la música para la fiesta. Con Simón acá todo el día, algo tiene que pasar, por favor. Ay. ¿Qué Simón? ¡Ay, hello! ¿De qué Simón están hablando? Del fotógrafo. Obvio, nene. ¿Qué, va a venir hoy? Error, ya está acá y se va a quedar todo el día. ¡No! ¡Ay! Epa, ahora no vemos, ¿eh? ¿Me puedes decir qué te pasa? ¿Qué haces con esta chica? ¿Qué hago con esta chica? Lo mismo que haces vos con todos los chicos. ¿Qué? Todo el mundo dice que sos tan rápida. ¿Qué? ¿No preferís que me quede acá? ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Y a quién querés desafiar? Pero me gustaría desafiar a un tal Pedro. ¿Pero por qué no lo arreglás personalmente con el hijo? Lo tenés atrás tuyo. ¿Querés con la cobra 1?